Ciao a tutti, oggi è il 1º agosto e vediamo come procede l'orto. Allora, cominciamo subito con un presunto scotch bonnet che probabilmente è un hot apple. Ha qualche frutto maturo e in maturazione. Questo è un Trinidad Scorpion che sta crescendo. Questo è un presunto tabasco. Ma io non credo proprio che sia tale, dalle foglie, poi non saprei. Qui abbiamo una pianta che mi hanno venduto come Nagamorich, piena di frutti. Ma onestamente non saprei se questi possono essere definiti Nagamorich. Non sono rugosi quasi per niente. Boh, almeno rispetto all'altro Nagamorich non c'entra niente. Questo dovrebbe essere un capezzolo di scimmia. È pieno di frutti. Qualcuno inizia a maturare, a colorirsi. Poi di qua abbiamo un White Devil's Tongue Ice Pass che probabilmente perché non è esposto a molta luce e quindi non ha foglie che si arricciano. Ha messo anche il primo frutticino e via. Questo è un Nagamorich Boy Lowolf sopravvissuto a brutte cose. Tra l'altro credo abbia un po' di ricchiolatura, giudicare dalle foglie. Questo è un Habanero Peach. Una pianta grandissima, che però non ha neanche un fiore fino ad ora. Proseguiamo con uno jalapeño che ha messo il primo frutticino, ma è misero misero. Questa zona è molto poco illuminata, devo dire, perché c'è la siepe e poi questa palma che dà parecchia ombra. Qui abbiamo un Bishop Crown che è cresciuto moltissimo. Saluto Pasqualino. Pasqualino, ciao! E via. Poi andiamo alla seconda Iula Capsica. Partiamo con questo Thai Orange, molto bello, che ha messo i primi frutticini. Vediamo un po'. Eccoli. Rispetto a quello di Roma è indietrissimo comunque. Habanero Chocolate di orto mio, che ha qualche bel frutticino. Ecco qui, vediamo un po'. Ok, questo deve essere uno Cherry Bomb. Non so se si è sbagliato Madre Luna con i semi o probabilmente io, perché non è molto conforme. In effetti, di cherry non c'è proprio niente. Guardate che fruttoni. Questo è un Habanero Red che si è bloccato da mesi. Boh. Questo qui invece è una jalapeñona che fruttifica, fruttifica, ma ogni volta raccolgo i frutti, quindi per ora c'è solo questo qui. Poi qui abbiamo un corno rosso F1, una pianta che si è sviluppata tantissimo in altezza anche, e inizia a mettere adesso i primi fiori. Cioè, si stanno schiudendo ora i primi fiori. È un ibrido F1, quindi vediamo che combina. Poi questo è un Cayenna profumato. Il profumo era molto intenso dal frutto dal quale ho preso i semi. Speriamo che. Ecco qua. Mantenga tale caratteristica. Adesso, qui abbiamo un peperone rosso F1 che ha messo un bel fiore. Speriamo che leghi. Proseguiamo con un Big Jim. Anche lui sa per mettere i primi fiori. Sa per aprire. Poi questo è un tondo calabrese, grazie a Madre Luna. Questo
direi estremamente conforme. Guardate che belli, che bei fruttoni. 1 e 2. Questi contorni e capperi saranno eccezionali. E via. Il Thai Orange l'abbiamo già visto. Faccio una rapida carrellata dei pomodori. Scendere. Sono diventati altissimi. Oltre 2,5 metri. Alcuni. E sono carichi di frutti. Anche maturi. Sono quasi tutti pomodorini di ciliegino, perché a me piacciono quelli. Però ci sono anche dei canestrini di Lucca come questo. Vediamo un po'. Qui dietro c'è un black sherry, anzi due. Questo è un Thai Pink che sta maturando. Non so se si capisce, se si vede il rosa. E vabbè, poi questo è un controluce, ma comunque si vede che le piante sono veramente cariche. Probabilmente per quando partirò. Però vabbè. Questi sono dei datterino. Questi dovrebbero essere di pochino, ma secondo me sono troppo grandi per essere di pochino. Io non lo so. Bene. E questi sono i San Marzano, che stanno maturando. Sono grandissimi. Insalatine varie. Fagioli che sono pronti di nuovo. Qualcosa si può raccogliere, anche se queste piante non le vedo molto bene. Poi lì, giusto una brumatina veloce alle melanzane. Non so se si vede, magari poi ci ripasso meglio. Allora, adesso andiamo a questo cetriolo. E ce ne dovrebbe essere anche un altro, eccolo lì. Sì, vedo abbastanza. Ok. Questo me l'hanno venduto come avanero avorio. È una pianta molto bella e grande. Però per ora i frutti virano al giallo. Boh. Anche questo. Non saprei dire altro. Quest'altro invece è un avanero orange, una pianta grandissima. Non so se ci si riesce a capire quanto è grande. Anche questa stracarica di frutti. Ma neanche troppo alla fine. Ah, qui si vedono un po' le melanzane. Ma quanto sono belle le melanzane, io non l'avevo mai pensato. Vabbè. Altre insalatine. Altri fagioli. E i pomodori dall'altro lato. Andiamo a vedere. Pascoli, che fai? Bello Pascolotto. Ayla, saluto pure tu, Ayla. Ciao piccolina. Allora, cominciamo dal fatali. Questo fatali l'ho comprato. Ci sono alcuni frutti acerbi e altri che invece sono maturi. Mi spiace perché il fatali non è una pianta, diciamo, un po' troppo fruttato per me, ecco. Questo è un godsweet. Guardate quanto è alto. È altissimo, è alto quasi quanto me e io sono alto 1,80. Quindi sarà 1,60 m per ora, ma continua a crescere. Pieno zeppo di frutti. Ne ho anche isolato uno per fortuna. Forse due. Proseguiamo con questo nero Limon, che è grandissimo anche lui. Le foglie però non lo so, oppure che sia una virosi, perché presentano questi problemi. Boh.
Comunque sotto c'ho parecchi frutti. Guardate che spettacolo, quanto sono grandi, anche se sono molto diversi l'uno dall'altro, ma molto bello. Quello è un black pearl che ho comprato, anche lui veramente bello, questo piante, questi ornamentali sono fantastici. E qui qualche bella melanzana, tiè. Questo è un nagamoriccio di orto mio, che però sembra essersi malato, forse di ticchiolatura, non saprei, sembra qualcosa di origine fungina. Comunque ha parecchi frutti, parecchi, insomma ha qualche frutto. E ovviamente questi frutti fanno paura, guardate come sono rugosi, a differenza dell'altra pianta che, onestamente, ecco, una foglia è caduta. Ah, vedi, questo coglie anche le foglie nuove. Ma vabbè, ecco qua. Passiamo adesso a uno Yellow Buffalo Ice Pass, che per ora ha parecchi boccioli. Ah, mosca bianca, ma nessun fiore, tantomeno frutti. White Hailstone Ice Pass è l'altra pianta. Questo invece ha qualche frutticino. Anzi, parecchi che hanno legato. Passiamo al Pimenta Tiger, metto in favore di Lucia, che è scuro, è bello. Speriamo che cresca più in fretta, però. Qui abbiamo un Nagamoric. Questo credo sempre di orto mio, o forse provenienza Lone Wolf, non saprei, non ricordo. Questo è un aghi amarillo, è abbastanza alto, sarà alto un metro. Speriamo che si sbrighi a sistemare questi bei fiorellini che sta mettendo. Poi un tabasco, che è infatti completamente diverso da quell'altro. Intanto sullo sfondo si vedono pomodori. Pomodori Ice Pass sono questi. Questo è un Bishop Crown, bellissima questa pianta, grande, molto grande. Ha legato anche qualche frutticino, che infatti ha la tipica forma. Notare anche il fiore, che è proprio bello, vediamo un po' se riesco a riprenderlo. Non so se viene a fuoco, però ci provo. Pimenta Adeneide. Questo invece è un... un Trinidad Scorpion. Sono proprio curioso di assaggiare questi frutti. Anche questo forse è in preda a ticchiolatura, ma... Guardate di qua invece il canestrino di Lucca. Poi che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Questi credo siano Ildida, da quanti frutti hanno. Vediamo un po'. Vabbè, questo non era un red, che ancora non ha frutti. Purtroppo questa coltivazione è molto indietro. Aki amarillo. E Aki amarillo pieno di foglie di zucchina, pure mezzo rovinate. Allora, alcuni pomodori hanno problemi di marciume apicale. Questo che cos'è? Vediamo un attimo. È una Amana Orange. Questi invece sono Ildi. Vediamo un po' se riesco a prendere bene. Miniatura. Questo che cos'è? Ah, Pink Peach, e questo è un Pink Peach Ice Pass, guardate che belli che sono. In effetti hanno la buccia che sembra, diciamo, l'esocarpo è setato.